Ecco, ora veniamo alla prima esperienza che potete avere su Sansar. Occorre, quando si entra, si arriva in questo che è l'Atlas. L'Atlas viene rappresentato da una serie di pallini connessi, adesso lo vedremo più tardi, ma all'inizio ci sono alcune esperienze che sono raccomandate come il giardino Zen. Quindi noi cliccando su Visit andiamo su una singola esperienza. Ora, qualcuno vi avrà detto forse che le esperienze si possono vedere solo in realtà virtuale. Non è vero, si possono vedere anche su un desktop e per certi versi abbiamo visto che non c'è neanche bisogno di avere una scheda grafica particolarmente sofisticata. Ora vi spiegherò come funzionano i movimenti elementari. Vedete che mi sono già mosso un po', mi sto muovendo cliccando il tasto destro del mouse, quindi magari vediamo un po' se compare con questa possibilità. Ok, quindi vedete che io premo il tasto destro e poi faccio il dragging per muovermi e per vedere le varie cose. Quindi tasto destro, clic e dragging. Quindi, mentre tengo premuto il tasto destro, orbito tutto attorno a me. Poi abbiamo, per chi viene da Second Life, le frecce che funzionano più o meno come ci aspetteremmo, quindi freccia in avanti, vedete, freccia a sinistra e freccia indietro, lo fa tornare indietro. Per chi viene dai mondi dei videogame, invece, ci sono i famosi W, vedete, W che fa A, W, A, S, D, S, quindi W in avanti, A a sinistra, D a destra e S in basso. Ora, di solito io cosa faccio? Tengo premuto col tasto destro per potermi orientare e poi premo W in modo tale che tenendo premuto il tasto W mi muovo nella direzione in cui voglio. Quindi questi sono i primi tasti elementari. L'interattività in Sansar, almeno al desktop, non è particolarmente pronunciata, quindi vediamoci ancora su come ci si muove. Allora, il meccanismo di movimento si svolge o come abbiamo visto camminando, che però è un pochino lento, oppure con il teleport. Il teleport lo si ottiene in due modi. Uno è semplicemente puntando dove si vuole andare e premendo il tasto centrale del mouse, rotellina. E vedete che compare una specie di fascio di colore blu, più o meno blu. Quindi lasciandolo premuto ci muoviamo e possiamo poi muoverci. Questa cosa ci permette anche, se siamo abilitati, di muoverci anche relativamente lontano. Infatti ci sono, e quindi dobbiamo fare questa specie di come si dice, per pescare, no? Canna da pesca. Se no, alternativamente, se ci viene scomodo il tasto centrale del mouse, premiamo CTRL, vedete, CTRL, e poi muoviamo il mouse e possiamo teleportarci verso varie cose. Quindi addirittura, in teoria, potremmo anche, se è vicina questa cosa, vedete che possiamo anche teleportarci sulla. Ecco, siamo a bordo di questa cosa che si muove, questa navicella che ci permette di andare nelle varie posti. La cosa più interessante è di potersi muovere nel nostro spazio con la camera soltanto, quindi a camera libera, perché vedete che qua, soprattutto in ambienti ristretti, diventa un pochino dura controllare. Allora, per abilitare cioè quindi per avere la camera libera, basta premere il tasto F4, quindi F4, e vedete che a questo punto il mio avatar se ne va, ma io posso lo stesso continuare a vedere. In realtà adesso è un po' strano, di solito l'avatar se ne sta fermo. Per muoversi con la telecamera premo W per andare avanti e quindi mi giro, vado, e quindi vado in alto e in basso con la W. S per tornare indietro, quindi imparate bene tutti questi movimenti, quindi posso esplorare tutto il contenuto, sentirmi tutte le cose, esperienza un po' più rapida che andare a piedi, diciamo.
si può andare in tutti i punti possibili, quindi ad esempio se mi interessa questo pezzo ci vado e lo posso esplorare, vedete, tranquillamente, altrimenti diventa impossibile. Altri tasti essenziali oltre al W, A, S, D sono il tasto E per salire e C per scendere. E per salire e C per scendere, e quindi abbiamo di fatto le cose più importanti. Ah, per uscire dalla modalità di camera libera premiamo, ricordo più se F3, ok, F3, e così torno nella modalità di camera libera. Qui, se per caso dovessimo cadere, non c'è problema perché torniamo allo spawn point iniziale. Però diciamo che come primo passo per muoversi, questo è quanto. Se vogliamo visitare, vedete che qui c'è il famoso simbolo dell'Atlas, questo sono i My Looks per cambiare eventualmente vestizione, Atlas. Queste sono le mie esperienze, ma per il momento non le guardiamo. Se volete comunque chattare, potete cliccare sul chat e avete una chat visibile, quindi hello, quindi potete parlare con le persone che vi stanno vicino. Rimane il fatto che potete anche parlare col microfono, oppure se avete realtà virtuale potete cliccare qua e abilitare la realtà virtuale. Direi che come primissima esperienza di movimento in Sansar, e tra l'altro un'esperienza, quella dei giardini Zen, che secondo me è una delle più carine, almeno per iniziare, è tutto. Ci sentiamo al prossimo, in cui vedremo qualcosa di più.